Le perturbazioni sono una sorta di mosca bianca un po' dovunque vadano. Abbiamo lavorato con tanti mondi e abbiamo cercato di farli incontrare. Pensiamo che la musica non debba stare chiusa nel proprio giardinetto, ecco, ma anzi andare a contaminarsi. E quindi il mondo del teatro l'abbiamo corteggiato, a volte noi, a volte è venuto lui a cercare noi. A volte, come nel caso delle città viste dal basso, ci siamo incontrati un po' a cavallo tra narrazione, testi recitati, perché poi c'era un attore in scena, e grandi canzoni sulle città italiane. Quello era uno spettacolo che avevamo un po' pensato noi. Di fatto però questo è un battesimo per noi, cioè lavorare proprio con il teatro e cercare una forma di teatro canzone, se vuoi, che quella definizione stessa è una definizione che tradisce ormai quasi un genere, no? Tutto sommato, se pigli Brecht, Kurt Weill, probabilmente prima di loro quella roba lì non c'era, e dopo arriva, come può arrivare il timbro di una voce alla Franco Battiato che non ti aspettavi assolutamente, ma poi diventa, come dire, qualcosa di codificato, ecco. Quindi, come ci piace fare, abbiamo detto sperimentiamo, e la prima cosa che viene da fare a noi quando dobbiamo sporcarci le mani è dire ok, parlarne un conto, proviamo a scrivere una canzone. E così, quando è nata la proposta del Teatro Stabile e di farci incontrare con Leonardo Lidi e di mettere insieme questo lavoro, abbiamo detto proviamo a lavorare sui tre testi, ed è venuto fuori Ti ho sposato per allegria, che sarà poi la canzone che in realtà chiude questa sorta di trilogia. E devo dire ha funzionato, perché ci siamo spediti il file ed è stato così, amore a prima vista. Quindi in realtà poi il lavoro è stato, mano a mano abbiamo capito quelli che erano i paletti stilistici. Il contatto iniziale è stato proprio così, di pancia, ecco, con quella canzone, con Ti ho sposato per allegria. In realtà dopo, parlandoci con Leonardo, ci siamo provando a lavorare su queste canzoni, quindi su dei testi teatrali, più andavamo avanti, più ci rendevamo conto che descrivere quello che era appena venuto in scena o anticiparlo per una canzone era in qualche modo o bruciare l'azione o reiterarla in modo... E da lì è venuto automatico, siccome nel frattempo eravamo andati a prenderci di nuovo tutti i romanzi e i saggi della Ginsburg, è venuto automatico andare a cercare quelle che sono le atmosfere evocate nei lavori teatrali, in questi lavori teatrali, in dialogo con la segretaria Ti ho sposato per allegria. Ci sono tante delle atmosfere, tante dei temi cari a Natalia Ginsburg. E quindi Le voci della sera, Valentino, Caro Michele, tantissimo, e Le piccole virtù, sono diventati proprio qualcosa da cui andare a prendere. Tecnicamente funziona proprio che le canzoni sono fatte sì, di testi che devono avere la loro scorrevolezza, ma quelli che noi chiamiamo ganci. Lo fanno le canzoni pop, lo fanno anche le canzoni che non definiamo pop per forza. Devono avere dei punti in cui catturano la tua... È il ritmo del testo, no? Anche Shakespeare è così. E i ganci narrativi delle canzoni sono tutti di Natalia Ginsburg. Io mi domando se eravamo noi, è la chiusura di dialogo, ed è... la chiusura di lui e di Dio, che è uno dei testi più belli delle piccole virtù, quando dopo tutto l'elenco di cosa fa lui e cosa fa lei e le loro differenze, lei si domanda chi fossero loro nel momento in cui si sono conosciuti, se sono ancora quelle stesse persone. E quel tipo di spaesamento c'è esattamente nel testo di dialogo, ecco quello che abbiamo cercato di fare con le canzoni. Sì. Soprattutto per dialogo, l'idea di lavorare sulla fine degli anni 60 e primi 70, certo beat italiano, ma anche dei riferimenti, diciamo, io dicevo spesso i Procolarum per dare un'idea, quel tipo di sensazioni lì, e anche tutto Tenco, Celentano e così via, tutto quel mondo alla fine degli anni 60, la musica italiana, e quindi anche dei giri armonici abbastanza semplici, dove però lavorare poi coi testi, ecco, questo è stato un po' l'impulso, soprattutto su dialogo. E poi non ci siamo, sì, non sempre, ecco, alcune volte ci sono dei paletti stilistici, altre abbiamo lasciato più libera
il numero di influenze è visto un po' mano a mano cosa veniva fuori.